vittoria in Europa per questa importante, insomma, costruzione di una centrale per la cybersicurezza. È un obiettivo che avevate o solo un primo passo rispetto a un piano industriale? Primo passo, hanno lavorato. No, allora, intanto è partita prima del piano industriale la dimostrazione che Leonardo ha già un DNA innovativo molto forte, ed è un primo passo di una strategia che dovrebbe consolidarsi negli anni futuri a livello europeo. È chiaro che essere i primi che fanno questa operazione poi è prognostica ad altre operazioni più grandi, avete sentito con Indra, no? Anche con altre sinergie. Quindi benissimo, ottimo che sia uscita in questi giorni, perché sembra proprio in tema con quello che succede oggi. Il piano industriale nuovo, di cui adesso non posso parlare troppo perché lo consegneremo a inizio del 24, comunque sicuramente posso anticipare, l'abbiamo detto già agli investitori, avrà due pilastri di innovazione che sono la cyber security, intesa come una nuova piattaforma che ci deve consentire di disegnare qualunque prodotto di Leonardo cyber secure by design. Vuol dire che nella fase di progettazione noi cominciamo a mettere dentro la cyber security. Non è una roba che si aggiunge dopo che io ho fatto l'elicottero, l'aereo, lo strumento. Questo è un vantaggio competitivo che Leonardo deve sfruttare, perché siamo una delle pochissime grandi aziende nel mondo tecnologiche che fanno tutto, l'hardware, il software, no? Noi facciamo il satellite, l'aereo, l'elicottero, l'elettronica, e abbiamo un vantaggio competitivo a poter inserire la cyber security sin dal primo istante. Peraltro questo crea un servizio che poi nel tempo va in qualche modo pagato da chi compra, quindi chi compra prende un prodotto più competitivo, e per noi dal punto di vista dei ritorni negli anni è una cosa molto vantaggiosa. E poi ci sarà lo spazio, perché avete capito che gran parte di quello che oggi è internet probabilmente sarà da satellite. Lo spazio genererà una quantità di dati infinita, anche questi da proteggere. Poi c'è il core business convenzionale, aerei, elicotteri, elettronica, che dovrà essere potenziato con AI e digitalizzazione, ma su quello siamo molto più consolidati. Non posso dire altro sul piano industriale. Okay. E proprio sull'intelligenza artificiale? Sull'intelligenza artificiale, lei diceva. Assolutamente sì, è stato adesso oggetto proprio di una fase molto, molto intensa di lavoro. Io sarò in Giappone per il GCAP all'inizio di novembre, e in ottobre ci sono diversi incontri che stiamo avendo con i partner, soprattutto gli inglesi, perché proprio sulla parte Swarm Intelligence, intelligenza di sciame, no? Che deve una macchina che controlla uno sciame di droni, per esempio, o applicazioni dell'intelligenza artificiale. Adesso noi abbiamo un arsenale molto forte dal punto di vista tecnico, grazie al supercomputer, eccetera, e quindi la nostra posizione va rivista al rialzo, ovviamente, nel consorzio. Ecco, lei ha parlato anche di numeri riferendosi alla crescita che può avere il mercato della cyber security, quindi anche a livello del polo europeo. Non può parlare del piano industriale, ma l'impatto strategico di investimento, anche di ampliamento sul suolo europeo, vista anche questo polo europeo, quale può essere? Allora, in generale, uno dei grandi vantaggi dal punto di vista industriale della cyber security, che è un tipo di prodotto, una disciplina che io definisco brain intensive, no? Cioè è più una questione di competenze che di infrastrutture. Una volta che hai una buona infrastruttura di supercalcolo e di cloud, cosa che noi abbiamo già, che va solo aggiornata, se ci pensi il vero investimento è in cervelli. Allora, dal punto di vista industriale questa è anche la cosa migliore, no? Perché i costi sono relativamente bassi rispetto a dover costruire piattaforme come un aereo, un elicottero, che ti richiedono 30 anni di investimento. Io trovo molto favorevole il fatto che noi dobbiamo investire in cervelli, in menti preparate, giovani, e poi utilizzare queste capability per inserirle nei prodotti sin dall'inizio. Quindi è anche finanziariamente, economicamente, è un settore che promette bene. Ora, fare una previsione su quanto possa aumentare le revenues in 2-3 anni è un po' difficile, ma il concetto non è di vendere pacchetti di cyber security, il concetto è di vendere prodotti aereo, elicottero, che sin dall'inizio sono sicuri, quindi prodotti migliori, su cui poi il cliente per 40 anni deve anche aggiornare il software, chiamiamolo così. Quindi è una situazione molto favorevole per un'azienda high tech come la nostra, che fa tutto, dall'hardware al software.